Oggi non è un'assemblea, oggi non è un giorno di vacanza, oggi non è un giorno in cui non si fa scuola, non in cui facciamo qualcosa di diverso, ma lo dobbiamo fare tutti insieme, per cui chi non ha voglia di partecipare, chi non si sente coinvolto, chi pensa che questo sia un momento in cui facciamo dell'altro soltanto perché ci divertiamo a non fare quello che dovremmo fare ogni giorno, beh, meglio che non partecipi, perché noi abbiamo bisogno di voi. Noi vi stiamo lasciando in eredità qualcosa, perché chi ha la mia età, quel 1992 e tutti gli anni, si ricorda per filo e per segno l'atmosfera che si respirava e anche quello che facevamo quel giorno. Voi non c'eravate, ma noi abbiamo il dovere di dirvelo. Nonostante tutto, nonostante i 23 maggio, nonostante qualcuno dica che tutto quello che diciamo è inutile, noi ancora cadiamo spesso e vediamo delle cose che non hanno nulla a che vedere con quello che noi vogliamo dire e ricordare e fare oggi. E quindi proprio per questo motivo non lo ricorderemo mai abbastanza quello che è successo quel 23 maggio e non ci stancheremo mai di lottare contro quello che è l'indifferenza e il rifiuto del messaggio e del ricordo che Falcone, Borsellino e tutti gli altri, non possiamo non ricordare Francese, non possiamo non ricordare Impastato, non possiamo non ricordare Pecorelli, perché anche i giornalisti come i magistrati hanno tenuto la schiena dritta e hanno indicato una strada, quella di parlare, quella di non essere passivi, quella di non tacere, quella di non rassegnarsi all'idea che nulla possa cambiare. Ecco quello che noi vorremmo che voi capiste, che noi siamo qui perché sappiamo che si può, però dovete farlo voi, perché è il vostro mondo quello che andate a costruire, il vostro esempio quello che renderà il mondo utile domani. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. E allora, dove siete? Non vi sento. Io qua leggo una quantità industriale di scuole, ma non vi sento. Mi fate capire? Pronto? Eccoci qua. Allora, qua del Don Luigi Sturzo, chi c'è? Forza che siamo in diretta, dai, facciamoci sentire, se no in radio dicono ma... Esatto! Eccoli. In radio i vuoti non si possono sentire. Se facessero queste cose nella nostra Sicilia, seccassero di spine e crescessero di rose, e io mi susisse e ci battessi in mano, perché non fossero mafiosi, fossero cristiani,
ma va facendo capire che significa pure queste quattro ignoranti che a testa vacante se date potere, va facendo capire che vuol dire dolore, hanno pure un coraggio di fare sa croce e pregare un Signore. Era Cristo, ma Giuda non è scariolo e di saperla amati. Come buttare a Cristo, ma Giuda non è scariolo e di saperla amati. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli angeli della scorta, ai 125 bambini innocenti uccisi dalla mafia e a tutti coloro che hanno donato la vita per rendere libera la nostra bellissima Sicilia. Quando vedi questo cartello rispettalo dalla parte dei disabili, i diritti dei bambini, il diritto all'educazione e all'istruzione, il messaggio è chiaro, la legalità passa attraverso il rispetto dei diritti. Voglio vivere, perché non mi guardi, perché non mi capisci, voglio dirti quanto ti voglio bene, ma non posso, cerco di fartelo capire col mio sguardo, col mio sorriso. Non voglio che tu soffra a causa mia, ma io voglio vivere, guarda i miei occhi, la mia voglia di vita. Un applauso, forza! Forza ragazzi! E allora questo bellissimo striscione dell'albero delle persone giuste. La libertà non è limitata perché la parola può ferire. Nell'esprimere un pensiero dobbiamo essere veritieri e morali perché altrimenti potrebbe divenire un'ingiuria. Anche nei social dobbiamo seguire leggi di buon comportamento e educazione. Il Giro Giordani, un politico cattolico, diceva che la nostra libertà vale se rispettiamo quella degli altri. Dottore Muzzo, intanto ci racconti la sua emozione qui oggi con questi giovanissimi, lei che ha tanta esperienza da raccontarci, da condividere. Il mio compito a livello regionale è quello di coordinare dei progetti sulla legalità fiscale nelle scuole. Cosa vuol dire questo? Io vorrei proprio partire da questa scuola, vorrei iniziare da questa scuola con dei progetti per il prossimo anno, ovviamente per il prossimo triennio, dei progetti sulla legalità fiscale, creando dei gruppi di studio. Per intenderci, se non c'è una giustizia fiscale, un sistema fiscale che funziona, i servizi voi non li avete, le strade non le avete, tutto quello che vi serve per far parte di una comunità non c'è. Ecco cosa fa il dottor Luzzo, fa un lavoro importante, garantisce il corretto sistema fiscale che è direttamente collegato ai servizi che voi utilizzate ogni giorno. E quindi il nostro impegno nel salutare il professor Luzzo è quello di mettere in pratica generalmente un'iniziativa di coinvolgimento dell'associazione tributaristi siciliani con l'ITET Surzo, e quindi arrivederci all'anno prossimo con la collaborazione e la sinergia che noi riusciremo a mettere in campo. Grazie professore. Grazie, dottore. Chiamiamo gli altri ragazzi e proseguiamo con i lavori. Vorrei mandare a fanculo tutto il set di Gomorra e di quanta cazzo di gente per imitarli è morta. Vorrei mandare a i colleghi e vorrei mandare a fanculo che mi fai denunciare. Perché è meglio un giorno da leone che una vita da codardo. Percorrerei chilometri assieme a Peppino Impastato. E non me ne frega un cazzo del nome della mia famiglia. Ma non lo sento manco più la... Addio mamma, pare che stavolta sia finita. Per la gola, nella stanza, ho perso la partita. Ti prego, porta consigli a chi adesso ne ha bisogno. E non la uccidere. Ti prego. Strage di uomini, strage di valori, che ci aiuta a ricordare uomini coraggiosi che vivevano l'ordinario in modo straordinario e che ci hanno insegnato il dovere di avere coraggio.
Per te, Giovanni, il cui corpo è stato ucciso, ma le cui idee sono ancora vive. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Naturalmente è inutile dire che qualunque forma di illegalità prende spunto dalla violenza, e le donne da questo punto di vista sono e saranno sempre molto esposte, ed è importante per noi proteggerle sempre da tutto e da tutti. E su questo noi ci battiamo molto. Gestiamo la mensa solidale riuscendo a dare ogni giorno, o a pranzo o a cena, a circa 50-60 famiglie il pasto completo, caldo. Abbiamo bisogno di collaborazione con le scuole, con le parrocchie, e quindi i giovani ci interessano anche per far passare il valore della vita. Morvillo, gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, gli altri, ma non solo, ricordiamo tutte le vittime di mafia, migliaia di persone uccise per un sistema in cui credevano. E allora vi vorrei dire, cos'è per voi la condivisione? La condivisione per me è provare assieme delle emozioni, o comunque cercare di sensibilizzare anche qualcosa un po' che può essere. Sì, ma vorremmo sentire anche una voce femminile, però, forza! Sono più coraggiosa delle donne, dai! Forza! Forza! E non possono parlare solo i maschietti, avanti! Ecco, la lei che non vuole farsi vedere, tu vieni, veloce! Un applauso! Che cos'è condivisione? Romolo, scendi! Condivisione! Carlotta! Condivisione! Condivisione! Condividere! Romolo, un'emozione! Qualsiasi cosa con un'altra persona.
quale si vuole bene. No. Bravo. Allora, oggi cosa stai condividendo tu? Questa non te l'aspettavi. Il ricordo della commemorazione di Falcone Borsellino. Stiamo condividendo un ricordo, è vero, ma stiamo condividendo una memoria che deve essere viva! Oggi viva per domani! Non è un ricordo e basta, non è qualcosa che è successo 40 anni fa, ragazzi! La mafia esiste ancora! Non ce lo dimentichiamo! Chi oggi però, più di tutti, ha permesso la condivisione qui è il vostro preside, quindi io invito il professore Curina qua con noi a dirci quella che è la sua idea di condivisione. Intanto io ci tengo a salire sul palco professore Sciortino del liceo artistico regionale Renato Gustuso di Bagheria, siamo dei Rimpettai e grazie perché attraverso l'espressione artistica l'anno scorso loro ci hanno riempito di manifesti, di opere e vabbè no, no, questi sono gli eccessi che fanno bene, perché la nostra idea di scuola è la scuola che deve moderare quelle che sono le iniziative che se reiterate in maniera sconsiderata fanno male. Falcone diceva: le mie idee cammineranno sulle vostre gambe. Noi pensiamo di essere in cammino grazie a voi ed è per questo che invito fin d'ora Mauro a tornare l'anno prossimo qui e stare con noi tutto l'anno insieme al grande, allo straordinario professore D'Agostino che ci onora di aver scelto questa scuola come tanti docenti. E volevo ringraziare, se ci sono altri docenti di altre scuole che vengano, per dare un segnale di presenza. Noi ci siamo e molto spesso ci siamo in silenzio. È giusto che i docenti, che sono presidio di libertà nelle scuole, facciano sentire la loro voce. Professore Sciortino. L'arte ha sempre veicolato dei messaggi forti, molto forti. E la mafia ha avversato l'arte con la nostra sola presenza e con quello che abbiamo fatto oggi, grazie al preside, grazie a tutti voi che avete partecipato a questa manifestazione. Penso che abbiamo già fatto una piccola parte del nostro dovere, che è quella di non stare in silenzio, di farci sentire. Farci sentire è l'unica arma che abbiamo. Questa che stiamo facendo oggi non è forse didattica? Sì. Non stiamo facendo scuola? Ragazzi, a voi la domanda! Non stiamo facendo scuola? Voglio sentirlo, sì o no? E allora questa è una didattica che può coinvolgere, perché se insieme ai ragazzi ci diamo un obiettivo e ognuno fa la sua parte, professoressa Bonanno, professoressa Di Cicca, qua in questa scuola quest'anno, grazie ad alcuni docenti, abbiamo rilanciato la voglia di disegnare, di colorare. Grazie ai laboratori di musica e movimento abbiamo riapprezzato la voglia di stare insieme, ballare cantana, cantare, professoressa Marchisciana, professoressa Marino. Ma io mi chiedo, stiamo facendo scuola? La mia risposta è sì. Questi ragazzi hanno bisogno di avere persone che siano vicine al loro mondo e allo stesso tempo noi docenti dobbiamo avere loro che ci aiutano a capire quello che noi capiamo meno, non riusciamo a comprendere. Siate affamati, siate folli. Poco fa, oggi, qualcuno mi ha detto: professore, lei è un pazzo. No, io ho risposto: forse folle. Ma se in ognuno di voi non c'è quella follia che vi fa fare quel salto, quell'azzardo per raggiungere un obiettivo, allora siamo condannati a stare seduti. E io non mi voglio seduti. Luca, io te l'ho fatta sudare la tua interpretazione, perché dovete imparare a conquistarvi le cose. Chi vi dice sempre sì non vi vuole aiutare. Dovete conquistarvi e preservare la vostra libertà. Che se si comincia a questa età è più facile. Sì. L'albero va piegato quando è verde. Allora, tu sei... Vai questa parte così si può dire. Quanto si abbia. Ciao. Raccontaci il lavoro che c'è un po' sporco. Allora, sono la scuola di ragazzi, abbiamo già due vita di carriera di un'avventura che ha tra noi stati. E ce l'ha raccontato, stavamo facendo un'avventura veloce.
Grazie, grazie. Beh, se il futuro è questo, possiamo ben sperare, eh? Davvero. Applaudiamoli! La libertà, addio Pizzo. La libertà ci lega. Volevo solo fare due riflessioni. Ho sentito qualche mio collega mi ha detto: ma sei pazzo a fare una cosa di questo genere? Io gli ho detto no, non sono pazzo, perché noi abbiamo un'età per cui ricordiamo la tristezza e lo scoraggiamento di quelle due giornate in cui Falcone e Borsellino sono stati uccisi. Loro non c'erano e non lo possono ricordare, allora noi abbiamo la responsabilità di ricordare a loro quello che è successo, per dire a loro che c'è sempre speranza, perché io quel giorno avevo la loro età e mi sentivo scoraggiato, ma oggi capisco che invece quella è stata una rinascita, perché queste manifestazioni negli anni in cui andavo a scuola non riuscivano ad organizzare. Quindi io invito i ragazzi, più che le istituzioni, ad essere liberi. Ragazzi, non vi fate mai dire dagli altri quello che dovreste dire, non vi fate mai dire dagli altri quello che dovreste pensare. Siate liberi e vivete liberi. Solo così possiamo vivere la legalità e sconfiggere le mafie. Grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie. Come l'acqua che esce dal secchio volare controvento, anche controvento, nel rispetto di tutte le sensibilità, caro Mauro, dobbiamo rispettarci tutti. Siamo alla fine. Io ho condiviso il mio palco con te oggi, a proposito di condivisione, ed è stato un grande piacere. E ringraziamo il preside che ha permesso la realizzazione di questa giornata. L'invito è quindi, visto che lo ha detto, alla web radio social a cui lavoreremo in futuro, trattando i temi della società che ci toccano dal vivo, l'impegno sociale e il contrasto alla criminalità organizzata e alla legalità più in generale. Vi chiedo solo una cosa, diamo un senso a questa giornata, perché vedete è molto facile cadere nella retorica, tanto se ne sta parlando in questi giorni per le scelte politiche, le scelte di indirizzo, a noi questo non interessa, a noi interessa dare un senso a questa giornata. L'unico modo in cui possiamo farlo è mantenendo il contenuto di quello che abbiamo detto oggi, facendo la scelta giusta domani. Ti chiedo di chiudere, lo chiedo a voi, con un invito, ripetiamo insieme una cosa, una frase importante: il futuro è mio, ve lo voglio sentire dire, forza, da ognuno, il futuro è mio, perché di ognuno di voi, ditelo ragazzi, ditelo, perché vi appartiene. Il futuro è mio, il futuro è mio, il futuro ed è vostro se funziona come sta funzionando oggi, insieme.